Ciao da Luci, oggi per la scuola di uncinetto e per la mia amica Silvia vi faccio vedere come fare una partenza top down senza che si vedano le giunture. Quindi mettendo le giunture sul raglan. Allora, sto usando un bel filatone grosso, così posso tranquillamente, insomma, aiutare tutte a capire bene come funziona. Quindi vado a fare il mio anellino, metto ecco qua e farò una catenella ovviamente imprecisata perché mi serve soltanto per la spiegazione. Quindi adesso vado a fare la catenella e ci vediamo subito subito, subito subito. Ecco qui, allora ho avviato una quarantina di catenelle giusto per farvi vedere, insomma, la partenza. Allora, partiamo in questo modo, facciamo la partenza con la maglia alta. Quindi facciamo 3 catenelle aggiuntive, carichiamo ed entriamo nella quarta, ovviamente lavorando normalmente la nostra maglia alta. Quindi lavoriamo, io ho fatto per uno scollo quadrato ovviamente 40, quindi facciamo che sono 10 per lato, 10 maglie per lato. Allora, aspettate perché non sono uscita da tutte e vediamo anche quante sono. Sono 2, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Quindi ho fatto il mio primo lato. Decido che il mio raglan è di 2 catenelle. Quindi cosa faccio? Faccio le mie 2 catenelle e continuo semplicemente nella catenella successiva. Quindi non lavoro nella stessa, ma nella catenella successiva, perché comunque queste 2 catenelle valgono già come il primo aumento. Entro nella catenella, quindi successiva, e vado a fare le altre mie 10 maglie alte. Proseguo così, quindi di 10 in 10 e facendo ogni 10 maglie le 2 catenelle e proseguendo con le appunto 2 catenelle di separazione, ma senza lavorare le maglie nella stessa. Vedete che abbiamo fatto comunque l'angolo, si è comunque girato. Quindi facciamolo insieme che facciamo prima. Allora, 2, 4, 5. 6, voilà, 7, 8, 9, 10. Quindi di nuovo le 2 catenelle che vanno a comporre il raglan, vedete? E quindi proseguiamo dalla catenella successiva a fare altre 10 maglie. Io nel frattempo mi sono dimenticata di chiudere in cerchio la mia catenella, ma poco importa, adesso tra un attimo ve la chiudo in cerchio. La chiudo in cerchio a posteriori, ecco, tanto si può fare anche a posteriori la chiusura in cerchio. Quindi vado avanti e ripeto anche per il terzo angolo quello che ho fatto fino adesso. Vedete, noi siamo qui, abbiamo fatto questo lato che è quello di partenza, questo angolo che è il primo raglan, questo lato, questo angolo che è il secondo raglan. Ora andiamo a fare questo lato e il terzo raglan. Io intanto vado a ovviare al mio errore della mancata
Chiusura in cerchio. Ricordatevi ovviamente che se state facendo una maglia top down dovete chiudere in cerchio le catenelle. Io me ne sono completamente scordata, comunque vado a farlo subito. Ci vediamo ovviamente quando avrò finito anche l'ultimo lato, perché vi devo fare vedere la chiusura di quello che noi non abbiamo ancora fatto, ma sarà il primo raglan. Noi siamo partite dal secondo. Però andremo a fare il primo. Eccoci arrivate, vedete? Siamo secondo raglan, terzo raglan, quarto raglan. Noi adesso andiamo a fare il primo. Vedete che sono riuscita a chiudere in cerchio. La dimenticanza, è stata tranquillamente recuperata. Quindi vado a fare l'ultima delle mie maglie, perché ovviamente mi ero fermata a 9. Sono arrivata a 10, questa è la codina che a noi non interessa. Ecco qui. Cosa facciamo? Abbiamo fatto due catenelle, abbiamo deciso di fare due catenelle per il raglan. Allora, se ne avessimo fatta una sola, avremmo fatto una maglia bassa. Se ne avessimo fatte tre, avremmo potuto fare una catenella e una maglia alta oppure una maglia altissima. Noi ne abbiamo deciso di fare due catenelle di raglan, quindi che cosa facciamo? Carichiamo ed entriamo nella terza catenella d'inizio, quindi della prima maglia alta. Era stata costruita su 3 catenelle, ovviamente, e usciamo da 2 e abbiamo fatto il primo raglan. Ora, se noi decidiamo di fare sempre un solo aumento, in realtà sono 2 perché sono uno a destra e uno a sinistra delle catenelle, comunque si fa in questo modo. Allora facciamo le nostre 3 catenelle. Io consiglio sempre di girare il lavoro perché sennò dopo un po' storta, però se volete potete tranquillamente non girarlo. Quindi questo è l'aumento. La seconda maglia la andiamo a fare proprio sulle 3 catenelle, quindi sulla prima maglia che noi abbiamo lavorato delle 10 del lato, ed ecco qua che lavoriamo il nostro lato. Quindi ora una a una andremo a fare tutte le nostre maglie. Al termine del giro, ovviamente su questo lato ce ne troveremo non più 10, ma 12, perché abbiamo fatto un aumento a destra e un aumento a sinistra. Io ora vado avanti un attimo velocina per farvi vedere, così che voi vediate bene come funziona la cosa, perché è semplicissima. Una volta capito il meccanismo, si adatta a qualsiasi lavorazione. Quindi vedete che io mi sto portando verso il prossimo raglan. Ci sono arrivata, infatti, sono arrivata al prossimo raglan. Che cosa faccio? Entro nello spazio e faccio una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Dopodiché continuo lavorando sulle maglie che si presentano lungo il lato. Vedete che adesso noi, se andiamo a contare, non ne abbiamo più 10, ma ne abbiamo 12. Vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi abbiamo aumentato esattamente di quello che dovevamo aumentare. Se avessimo messo 2 maglie sarebbero diventate 14 e così via. Ora lavoriamo di nuovo tutti i lati in questo modo, quindi vado avanti a lavorare su ogni maglia sottostante una maglia, o col punto che state seguendo, perché non è obbligatorio che siano maglie alte, potrebbero essere basse, mezze maglie alte. Ci potrebbero essere dei disegni nel mezzo. Vado avanti così fino ad arrivare di nuovo a questo punto, quindi a quello che è il primo raglan. Così vi faccio vedere come si procede. Eccoci giunti, vedete, a quello che è il nostro primo raglan.
Cosa dobbiamo fare? Allora, una maglia l'avevamo già lavorata per iniziare il giro. Adesso entriamo nello spazio sottostante, lavoriamo la maglia, vedete? Carichiamo di nuovo e invece di fare le due catenelle per chiudere, terza catenella d'inizio, entriamo e facciamo la nostra maglia alta e siamo già all'interno del nostro punto raglan, vedete? In pratica questo procedimento vi aiuterà a non avere quelle antiestetiche giunture, quindi di inizio e fine giro, quindi quelle bruttissime righe che poi vi ritrovate sul retro della maglia solitamente. Perché? Perché le giunture rimangono proprio sul raglan. Se vedete che il raglan è troppo largo, cosa che non è, perché il primo magari vi risulterà un po' più largo, e allora potete usare, invece per fare il primo, invece di fare la maglia alta, se vi sembra troppo largo, potete fare la mezza maglia alta. Poi gli altri invece vedete che pian piano si vanno assestando, infatti se vedete questo raglan è largo tanto quanto questo, quindi questa è la lavorazione, però avrete sempre l'inizio e la fine lì. Infatti adesso noi che cosa faremo? Faremo le nostre belle 3 catenelle che sarà la prima maglia alta, entriamo sulla maglia sulla prima del lato, in questo caso avrà anch'essa 3 catenelle perché partiamo sempre con 3 catenelle. Io a volte gioco invece di prendere bene la maglia ne faccio 2 dentro nel raglan, però non viene benissimo. Comunque salgo sulla terza catenella d'inizio e lavoro la mia prima maglia alta e poi vado avanti e tutte le altre vedrete che poi piano piano il lavoro prenderà forma. Quindi abbiamo già fatto con questa maglia abbiamo già fatto il primissimo metà raglan facendo questa. Se vi rimane più larga, era per quello che vi dicevo, io gioco facendola direttamente dentro il raglan, perché la prima, essendo costituita dalle 3 catenelle, bisogna prenderla bene, altrimenti risulta larga. Vedete, se la lasciate invece dentro e poi iniziate a lavorare sulle maglie si nota meno. Adesso vi faccio vedere così la differenza, così potete decidere voi come intervenire. Vedete che sembra più sembra fatta meglio, perché obiettivamente lavorando sulle 3 catenelle può essere che si crei un po' più di spazio tra la prima maglia del raglan e la maglia del lato, dopodiché si procede tranquillamente nello stesso modo. Così andiamo avanti tranquillamente a lavorare il nostro sprone e non abbiamo, vedete, nessunissima giuntura all'interno della nostra lavorazione. Io spero vi sia piaciuto questo video e spero che l'abbiate trovato utile. Non vado oltre perché la spiegazione era proprio come creare l'inizio e fine giro all'interno del raglan per camuffarlo, diciamo, in modo da non avere, ecco, le antiestetiche righe che immancabilmente non sono mai dritte. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi do appuntamento al prossimo video tutorial, un bacione alla mia amica Silvia che mi ha chiesto appunto la spiegazione di questo mio metodo per lavorare questo tipo, ecco, di raglan. Un bacione grande e al prossimo tutorial. Ciao ciao da Luci!